Held des Films ist Pio, ein 14-jähriger Roma. Er gerät auf die schiefe Bahn, raucht, trinkt, stiehlt. Schauplatz ist Ciambra in Kalabrien, so heißt auch der Film. Pios Bruder wird verhaftet, so muss Pio dessen Rolle übernehmen, sich um die Familie kümmern. Ciambra beruht auf einer wahren Geschichte, der Filmheld Pio klaute das Auto des Regisseurs. So begann eine Zusammenarbeit für einen intensiven, authentischen Film. Lui è molto carismatico. Cioè, quando io decido di raccontare una realtà, non voglio portare una persona con carisma sullo schermo, perché io dico sempre, se io mi innamoro facilmente di lui, secondo me succederà anche il pubblico, no? Quando va a vedere questo film, no? Quindi c'è una persona, vabbè, al di là del fatto che adesso c'ha 15 anni, c'è una ragazza, tatuaggi, cose, e non mi caga più. Quindi adesso è un momento molto difficile nella nostra vita, però in realtà con lui tu senti che non fa niente tanto per. E anche nel film, no? Anche se lui guarda là, tu senti che sta pensando veramente a qualcosa, e lui è fatto così. Cioè è molto, molto, non è una persona molto calcolata, però è una persona che se fa una cosa lo sente proprio dentro. Sì, perché cioè, per me, ma questo è fondamentale per il mio approccio, nel senso che io voglio dare voce a gente che altrimenti non possono esprimersi, no? Quindi per me è fondamentale proprio vivere con loro, vedere veramente com'è il loro mondo, cioè con lo scopo di portare la cosa più verosimile possibile sullo schermo. Però non è detto che questo è l'unico modo di fare neorealismo, per dire, no? Ci sono delle persone che lavorano con attori, cioè Rossellini stesso ha preso la Magnani, cioè voglio dire, ci sono tanti modi e metodi per portare la realtà sullo schermo. Mio è questo, cioè a me piace proprio questa fase di ricerca in cui vivo con la gente che prima o poi saranno sullo schermo. Ma lo faccio non perché credo che sia il modo di fare neorealismo, lo faccio perché veramente mi diverto a fare questa cosa. E se non c'è divertimento nel mezzo viene una cosa un po' troppo ricercata, un po' troppo staccata dalla realtà, secondo me, per come lavoro io. Non poteva stare fuori. Manetto. Manetto, sono potuto manetto. Sono potuto manetto. Ma questa canzone che prende? Prende, ma no. Non faccio un po' fatta da lui? No, perché era fa? La faccia solo, gli è morto di sbarrato a fuoco. Che cosa grava qui? Ma che c'è sta lui? Che c'è. Male, male. Aiutami tutto, no? Cioè lo scopo di quello che facciamo, cioè il discorso di far avvicinare il pubblico a un personaggio, soprattutto perché ormai stiamo costruendo dei confini, delle barriere inutili, no? Che non esistono, però comunque la gente vuole sempre capire e contestualizzare delle persone in base a immagini che vediamo purtroppo soprattutto nei giornali, per dire, no? Quindi c'è un'opinione sui immigrati, loro sono così, i zingari sono così, e secondo me non è la persona che decide di trattare le persone così, però invece loro cioè prendono questo punto di vista che non sia proprio loro, per loro lo prendono come se fosse scontato, cioè come un dato di fatto, che non lo è. Quindi se noi riusciamo col cinema di far avvicinare loro ai personaggi che altrimenti non conoscerebbero, è un successo. Trasmettere, cioè volevo trasmettere l'anima da quel posto attraverso lui, soprattutto. Volevo che la gente abitasse nella Ciambra per 2 ore e capire le scelte che fanno i zingari nella Ciambra profondamente.